Gela è come a metà strada fra la Sicilia di ieri e quella di domani. Da una parte strade e palazzi ultimo stile, il supermercato, il moderno ospedale, le geometrie metalliche delle fabbriche Eni. La fabbrica e i quartieri nuovi sono rimasti come un'isola circondata da una realtà economica immobile. Dall'altra parte la Gela vecchia. Muli e cristiani si ammucchiano nelle case misere e cadenti. Lungo i vicoli abbandonati, i bambini guardano con il sorriso di chi ha ancora intatta con sé la speranza. La raffineria è stato un po' il sogno di tutti i giovani di Gela. Tutti avrebbero voluto lavorare nella raffineria, perché in effetti rappresenta ancora tuttora una meta da raggiungere per un posto di lavoro sicuro. E poi c'è la speranza che di là dal fiume la zona industriale si allarghi e ci possa essere qui domani un lavoro per tutti. Sono diplomato perito chimico industriale qui all'Istituto Chimico di Gela. Quest'anno ci sono state su una cinquantina di periti chimici, soltanto io sono stato assunto. Quanto riguarda la sessione dell'anno scorso, mi pare nessuno si sia impiegato qui all'ANIC, ma molti però sono andati fuori all'estero a lavorare. Il futuro della fabbrica non è roseo, perché in effetti già parte della fabbrica è stata dismessa. E se penso che prima eravamo 10.000 persone che tra diretto e indotto lavoravamo nello stabilimento, adesso siamo arrivati sì e no a 2005, si capisce che effettivamente la fabbrica sta morendo. È chiaro che l'impegno sia da parte della gestione aziendale e sia anche da parte dei nostri amministratori deve essere quello di poter fare in modo che questa fabbrica continua a vivere, deve continuare a vivere. Pensione, non dico che si vive bene con la pensione, però non manca il mangiare, si può comprare il mangiare per tutto, per vivere una famiglia, discretamente diciamo, non è che si possono fare ferie, sai, cioè, però diciamo come mangiare. Si vive abbastanza. Me la vivo bene perché nella realtà attuale, in questo periodo e in questo posto, lascio intendere che sia oro la mia posizione qua, perché al di là del precariato, comunque chi lavora qui a Gela e mantiene dei figli, la moglie, ha poche possibilità di arrivare a fine mese, no? Perché mentre già lo stipendio della raffineria si mantiene leggermente più alto, ti fa fare un po' una vita più agiata, ma si vivacchia ad ogni modo. Qui in linea di massima i ragazzi sono o senza lavoro o comunque prendono poco. Come lavoro siamo proprio zero, perché un paese come questo, cioè mancare un lavoro è una cosa un pochettino grave. Ce la piacesse a tutti avere un po', diciamo, stipendio, cose conto, perché ogni giorno doneata abbiamo famiglie, abbiamo bambini, soprattutto case in affitto che, cioè, non ce la possiamo fare. Siamo proprio messi male, no? Cioè, ci diamo da fare. Ci diamo da fare un po' a vendere frutta, cose. Senti, ma qualche mesetto di lavoro ce lo dà la comune ogni tanto. C'è mese l'anno su poco. Cioè a Senatale magari c'è un posto, magari uno che si sta male e tante cose, magari evita uno di girare, di sbattere, di pensiera. Cioè dopo essere magari un sindaco penso io di fare qualcosa a queste persone. Cioè io sono a mezzo una strada quasi va. Tutto ruota attorno all'azienda, alla raffineria. Perché non c'è solo il dipendente della raffineria, c'è un indotto che accumula quasi mezza popolazione, più di mezza popolazione. E comunque oggi Gela fa 80-90 mila solo perché c'è la raffineria, diversamente farebbe i suoi 40-50 mila di un tempo. Stai registrando?
Bravo! Vamo via, papà, andiamo a questa galera, dice qua. Inizialmente è stato ossigeno in mano per la mia famiglia, poi c'è stato il rovescio della medaglia, perché mio padre fa parte di quella generazione di dannati che hanno subito poi le conseguenze dello stabilimento. Senti, ma l'Anici tu che pensi dell'Anici? Casallo pare, c'è un cancro. Ah, sì? Sì. Un cancro! No, no, salvamento! I morti erano più picca, i nascite erano più picca. C'era visto il giornale. La mafia è più forte. C'era visto il giornale. I sedati sono stati occupati. E in prigione, sai cosa? Chi che tagliavano con me? Come brughiamolo? Magari dei sordi. Quando mi sono fatto fidanzato con mia moglie, non mi vergogno a dirlo perché la vita di tutti è vita quotidiana. Alle volte con i miei amici dicevamo di andare a mangiare una pizza, io spesso avevo mal di pancia. Il mio mal di pancia veramente era un mal di portafoglio, non avevo una lira. E quindi gli dicevo magari andate a mangiare, poi magari ci vediamo dopo, vediamo se mi passa il mal di pancia. La raffineria mi ha dato la dignità di uomo, mi ha dato quella tranquillità e serenità di poter progettare e realizzare i miei sogni. Un uomo che non può progettare i propri sogni perché non ha una stabilità economica, è un uomo che gli viene tolta l'anima. Un uomo senza anima è un uomo finito. Lavoriamo in una raffineria che produce prodotti petroliferi, pesanti e leggeri. Sicuramente dai nostri camini non esce profumo o ossigeno puro da mettere dentro le bombole, magari andare a fare immersioni. Dai fumi escono delle sostanze, ma oggi rispetto a ieri queste sostanze vengono monitorate e rientrano, fino a oggi, rientrano all'interno di quei limiti prefissati dalla legge. E sono tutte vannute! Sono tutte vannute! O putive! O putire sono servo, o putire, tutte! E non capisce, non è! Senti, ma tu all'anni ci hai lavorato mai? Ci lavoriamo! Come ti pare? Già, insomma, ne scappavano, ma avevano un po' cancro per lei. Come ne hanno morto con cancro? Non erano con cancro qua? D'una pare, ma è strumento di morte. Però dai anche il pane. E dai il pane, è l'unica risorsa economica. La campagna si è persa. Ormai niente, la ragina, niente. I pomodori vorrei essere a poco prezzo. I cacocci lo vorrei c'è la mafia, che tiene il prezzo basso. Le altre cose non servono. Per questo paese, sai com'è? È perso. E dopo te basta. Non si può fare niente. Niente si può fare. Un sussurro. La mala vita, poiché l'umore collettivo è mantenuto a 3, 4 su 10, è chiaro che non ti puoi esprimere, non hai manco la voglia di ragionare su cosa fare. Non è che dice non ci sono idee, non è che non c'è l'idea, non c'è la voglia a pensare, perché già pensi che c'è il pizzo da pagare, e se non lo paghi, non lo so. Che senso ha? E quindi nel tempo anche l'umore prende l'abitudine di un certo tipo. L'umore collettivo qua è, devi andare a lavorare, metti su la famiglia, poi ogni tanto vai al mare, una cosa del genere.